Cari miei nerd, oggi parliamo di queste. E no, non sono cuffie per ascoltare semplicemente la musica, ma gli utenti più esperti le avranno sicuramente riconosciute. Sono le Turtle Beach 420X, delle cuffie wireless prodotte e progettate esclusivamente per essere connessi a Xbox One, delle cuffie che sono studiate proprio per giocare con la console, delle cuffie che sono quindi dirette verso un determinato tipo d'utenza. E partiamo subito con un presupposto: ho avuto la fortuna di provare diverse cuffie della Turtle Beach. Ho provato le 500X, ho provato le costosissime 800X Elite, che sono veramente fantastiche, ma le 420X sono probabilmente il modello con il miglior rapporto qualità-prezzo, proprio perché si tratta del modello di fascia bassa di Turtle Beach, di un modello che è quindi venduto a un prezzo molto più economico, che poi economico è relativo perché si tratta comunque di 269 euro, ma che nonostante abbiano dei compromessi sono veramente un prodotto fantastico. Insomma, le Turtle Beach 420X sono arrivate in redazione circa 2 mesi fa e da allora me ne sono proprio innamorato, e considerando il prezzo basso, l'unico mio dubbio era proprio sulla qualità. Ero convinto, avevo il timore che a risentirne sarebbe stata proprio la qualità audio. Invece devo dire che per fortuna, dopo averle utilizzate a lungo e dopo averle utilizzate molto intensamente, devo ammettere che le 420X hanno un ottimo audio. Le mie paure per fortuna erano inutili, e certo chi è abituato alle 500X o alle 800X Elite potrebbe sentire una piccola differenza di qualità audio, ma credetemi, le 420X riescono a fornire un rapporto qualità-prezzo con un audio veramente cristallino e pulito anche a volumi piuttosto alti. Caratterizzate da due padiglioni auricolari da 50 mm molto comodi ed una struttura leggera che dopo ore di utilizzo non rischia di sembrare troppo invasiva, le Turtle Beach 420X dispongono di 4 impostazioni audio: Boost Vocal, Naturale, Bass Boost, Bass e Treble Boost, attivabili in sequenza tramite un tasto dedicato posto nella parte inferiore del padiglione destro e accompagnata dalla tipica guida vocale dell'azienda americana che descriverà ogni impostazione selezionata. Dal momento che non è necessario utilizzare alcun adattatore da collegare al gamepad dell'Xbox One, tutti i controlli relativi alla chat sono integrati nelle cuffie stesse e permetteranno di disattivare il microfono e regolare indipendentemente i volumi di chat e di gioco con un feedback molto delicato e preciso che permetterà una regolazione praticamente perfetta. Molto interessante anche la gamma del volume, che sulle cuffie Turtle Beach per Xbox One è molto ampia e grazie agli ottimi padiglioni e al processore audio molto preciso, di certo riusciranno ad accontentare anche gli utenti più esigenti che, in quanto tali, dovrebbero però sempre considerarne il prezzo di vendita delle 420X, ben più economico rispetto agli altri modelli del colosso statunitense, ma allo stesso tempo di ottima qualità. Qualità ottima anche nella gestione della connessione wireless, che non soffre assolutamente di interferenze e intermittenze e che nelle cuffie per Xbox One di Turtle Beach è sempre stabile, anche se si utilizzano in un ambiente pieno zeppo di dispositivi senza fili ed è abbastanza potente da poter superare senza problemi i muri di casa. Chi è abituato a utilizzare questa tipologia di cuffie è conscio del fatto che nella stragrande maggioranza dei casi il tutto viene gestito da un trasmettitore che generalmente deve essere sempre connesso alla console via USB o anche tramite cavo ottico digitale e che trasmette in ogni momento tutto l'audio del sistema. Spesso però si tratta di trasmettitori ingombranti accompagnati da cavi altrettanto fastidiosi che spesso sono difficili da gestire. Il trasmettitore delle 420X invece è tutta un'altra cosa e per quanto piccolo e poco ingombrante è altrettanto semplice da gestire e utilizzare. Poco più grande di una penna USB, il dongle wireless delle Turtle Beach 420X va connesso direttamente all'USB dell'Xbox One e viene riconosciuto immediatamente dal sistema, che automaticamente associerà l'headset all'utente connesso. A questo punto, per utilizzare le cuffie, l'unica operazione da fare sarà accenderle e indossarle, null'altro. Semplice, veloce e funzionale e molto comodo, soprattutto quando si ha la necessità di trasportare le cuffie fuori casa. Insomma, in un certo senso le Turtle Beach 420X sono più wireless dei modelli della stessa azienda più costosi. È indubbio però che la caratteristica che più risalta all'occhio delle 420X sia il prezzo di vendita, ben più accessibile rispetto alle 500X e alle 800X Elite. Ma nonostante l'ottima qualità del prodotto, è chiaro che un prezzo che si posiziona nella fascia bassa del mercato, che poi in effetti così tanto bassa non è, porti con sé dei compromessi. E i compromessi più significativi nelle 420X sono sicuramente nel set di funzionalità. Per intenderci, le 800X ad esempio sono molto più care, ma integrano una vasta gamma di funzionalità
funzionalità, un dock di ricarica, un suono DTS 7.1 e canali audio personalizzabili. Le 420X invece dispongono esclusivamente di 4 preset standard e null'altro. Un altro compromesso che potrebbe far storcere il naso ai più esperti di cuffie per console è la qualità costruttiva che, seppure sia solida e ben curata, si perde in una serie di piccoli particolari come l'imbottitura degli auricolari che potrebbe sembrare troppo dura, l'imbottitura della banda che non è molto spessa, qualche scricchiolio dovuto alla plastica e così via. Ma di nuovo dobbiamo ricordarci che si tratta di un modello che di fatto quelli di Turtle Beach hanno voluto inserire nella fascia bassa del mercato, e facendo un'analisi dei pro e dei contro il risultato è sicuramente a favore delle 420X. Confrontando le 420X con i modelli concorrenti venduti allo stesso prezzo, la scelta da fare è una. Si preferiscono delle cuffie che diano una sensazione di solidità maggiore ma che necessitino di cavi ingombranti, oppure si preferiscono delle cuffie che, seppur potrebbero sembrare più ruvide, offrono una connettività wireless impeccabile? Naturalmente si potrebbe avere il meglio delle tue possibilità e acquistare le Turtle Beach 500X, ma nella stessa fascia di prezzo delle 420X sarebbe praticamente impossibile. Insomma, è da tempo che quelli di Turtle Beach hanno reso pubblica la propria intenzione di introdurre e vendere cuffie da inserire nella fascia bassa di mercato, e le 420X ne sono un esempio palese. Ma si sa, Turtle Beach è abituato a fare le cose per bene e la connettività wireless perfetta, assieme alla qualità audio senza troppi compromessi, confermano la nostra ipotesi. Certo, per 269€ mi sarei aspettato qualcosina in più in termini di funzionalità, ma posso dire che in via generale sono più che soddisfatto del prodotto. Le Turtle Beach 420X sono un prodotto molto solido che soddisfa tutti gli aspetti più importanti di questa tipologia. Se poi si pensa che la batteria ricaricabile dura circa 15 ore di gioco continuo, ci si rende conto che si tratta di un ottimo prodotto. Insomma, che rimane tutto il resto è solo una questione di scelta. Se siete quella tipologia di utente pro che vuole sempre il massimo, che vuole giocare e vuole personalizzare qualsiasi esperienza audio compresa, forse è arrivato il momento di mettere mano alla tasca, al portafogli, spendere un po' di soldini e comprare le 800X Elite, che sono veramente fantastiche. Se però invece siete quella tipologia di giocatori come me, per esempio, che in effetti giocate per rilassarvi, che volete giocare subito e volete giocare senza perdere tempo in troppe configurazioni, ma allo stesso tempo volete utilizzare delle cuffie ottime di qualità e che vi permettono di connettere semplicemente il trasmettitore, accendere le cuffie e avere già tutto il sistema funzionante, allora ragazzi miei, le 420X di Turtle Beach sono un'ottima scelta, forse la scelta migliore, forse la scelta più intelligente attualmente disponibile nel mercato.